Nella sede dell'Unione Industriali di Napoli, questa mattina sono stati presentati i risultati di un'analisi sull'impatto economico che ha avuto l'evento dell'America's Cup di aprile. Il lavoro è stato affidato ad una società specializzata che ha preso in esame le conseguenze economiche attribuibili direttamente ed indirettamente alla gara velica, dati che sono stati analizzati in altri studi effettuati anche dalle Università Partenope di Napoli e Tor Vergata di Roma. E veniamo ai numeri. Ammonta a 36 milioni di euro l'impatto economico stimato, suddiviso in 16,2 diretto e 19,8 indiretto, a fronte di un costo di 12,2 milioni, mentre la valutazione del numero degli spettatori varia da 535 a 775 mila. Ma l'aspetto più importante è senza dubbio quello legato al ritorno d'immagine, che costituiva anche l'obiettivo principale dell'operazione, e da questo punto di vista il risultato è del tutto evidente, a partire dalle 98 ore di trasmissioni su 29 canali televisivi di tutto il mondo, per un'audience complessiva di almeno 75 milioni di telespettatori. Si tratta di una strada aperta ora ad un nuovo percorso che si sta arricchendo nel prossimo futuro di altri eventi di grande richiamo. E se non ci fosse stata la risposta straordinaria, soprattutto dei nostri cittadini, che hanno riempito quei luoghi, noi non avremmo avuto quello che avremo di qui a breve, tra qualche giorno i campionati nazionali di beach volley sul lungomare con la sabbia rossa, la Coppa Davis, tutte le altre cose che faremo. Quindi questo ha un valore non solo economico, ma un valore secondo me che non è facilmente percepibile oggi. Ma le ricadute in termini anche occupazionali sono rilevanti. Tanti altri eventi ci si è chiesti di farle a Napoli, soprattutto dopo quelle immagini del lungomare e del nostro golfo che hanno cancellato immagini del passato. Per la natura stessa e per la specificità della materia, insomma, l'impatto del ritorno d'immagine per la città sarà possibile stimarlo solo in un arco di tempo più lungo, nel quale Napoli potrà continuare a migliorare la sua attrattività. Dopo l'America's Cup, il brand della nostra città è schizzato alle stelle. Prima c'era ancora un po' di diffidenza sul fatto che Napoli potesse effettivamente organizzare un grande evento, l'abbiamo dimostrato e adesso si sta volando in quella direzione. Adesso bisogna ancora migliorarsi, ma questo è lo stimolo di fare sempre meglio.